Caro Babbo Natale, ti scrivo questa letterina per via telematica per dirti che hai rotto il cazzo. Ogni anno maglioni su maglioni su maglioni e se mi va bene un pacco di marron glacé, ma quest'anno ti dico no, quest'anno te lo chiedo io il regalo e voglio un video di Fiverr senza scam per Natale, un po' di relax. Non ti chiedo nient'altro, quindi spero che si possa fare. Un saluto dal tuo caro amico Eren. PS, ti ricordo che la cappa della cucina non è un camino. Se me la sfondi anche quest'anno, ti giuro che abbatto una delle tue renne e me la mangio 3 giorni dopo il mio compleanno. Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Fiverr. Anche oggi ho pagato 3 pro builder per avere una build a tema natalizio e vedere quale di tre ha fatto la build migliore. Quello che ho pagato di più, di meno o quello che in realtà me l'ha fatta gratuitamente. E come potete vedere, qui ci sono i miei ultimi due ordini qua sotto, che attenzione, sono stati saldati, pagati e consegnati. Quindi il primo passo l'abbiamo compiuto. Magari questa volta andrà bene. Ed ecco qui le nostre build. Come detto, il tema è il Natale. In particolar modo, ho chiesto ai builder di fare una casetta natalizia o al massimo un villaggio natalizio. E vi ringrazio perché nei commenti mi avete dato l'assist perfetto per il video delle feste. Infatti ne approfitto per augurare a tutti buon Natale. Dovrebbe uscire alla vigilia questo video, quindi auguri per stasera il cenone, i regali, domani, tanti auguri, divertitevi, mangiate, bevete a volontà, a sazietà e insomma farete i conti con la dieta a gennaio, quando vi sentirete tutti delle merde perché avrete preso almeno 5 kg. Ma torniamo a noi. Andiamo a vedere la prima build, la build da 5 euro. Secondo voi, almeno Natale, sarò stato scammato oppure no? E soprattutto lasciate like. Perché qua c'è scritto chiaramente cosa succede altrimenti. Arriviamo almeno a 5.000 like per questo video, per un prossimo video di Fiverr, e anche perché è Natale, su via, fatemi un regalo. Ragazzi, eccoci qui, in una casa natalizia 1.18, che mi sorprende un bordello. Non so perché ci sia una croce nella piscina. Perché c'è una croce nella piscina? Ehi, il Natale è una festa pagana, non è per forza legata al cristianesimo. Non sto festeggiando la nascita di Gesù, sto festeggiando il Natale. Con Babbo Natale, i regali, cioè che cosa c'entra una croce? Boh. Nell'inventario possiamo vedere un sacco di teste custom, command block e per qualche motivo anche delle armature, che non capisco il motivo. Ma questo builder da 5 euro, che ho voluto testare come nuovo builder, ha fatto un lavorone, ragazzi. Cioè per 5 euro questo è un fottuto lavorone. Intanto mi ha messo l'albero di Natale fuori con i regali sotto. Un dettaglio che avevo chiesto ovviamente perché ci sta. Le teste custom con il nome forse... non sono proprio un bellissimo dettaglio perché insomma non volevo vedere il nome custom. Però l'albero è uscito molto bene e l'ametista in cima ci sta davvero da Dio. Il tutto è stato fatto in 1.18, quindi intanto ve lo dico perché ho utilizzato la versione 1.18 per questo video. E andando verso la nostra casa, ha messo anche come chiamarli, bastoncini di zucchero giganti, che era un altro dettaglio che avevo richiesto. Così come le luci, ha messo tutto. Io gli ho dato solo degli esempi, ma lui ha messo tutto. E mi piacciono un botto questi addobbi fatti con i blocchi di concrete e gli item frame invisibili. Sono bellissimi. C'è anche un camino acceso che sta fumando e dà un'idea di molto calorosa e accogliente questa casa. Quindi direi di entrarci perché non vedo l'ora. Andiamo nella nostra casa natalizia da 5 euro. Ed eccoci qui. Mamma mia, ragazzi. Qua anche negli interni ci sono un botto di dettagli. Mi sa che da questo builder tornerò più spesso perché, ragazzi, mi sta convincendo un botto. Altro alberello di Natale, peccato ancora per i nomi, ma con i regali sotto, molto carino. La casa ha poi un simpatico piastrellamento, la cucina, degli scaffali, una sala da pranzo, questo è un divanetto, diciamo, e credo che poi salendo qui sopra, esatto, abbiamo la camera da letto. Quindi una sorta di open space, ed ecco l'armatura di prima. Molto molto carino, molto dettagliato. Allora, non so se è lo spirito del Natale o che, ma credo che questo sia uno degli esempi migliori di ciò che possono fare i builder bravi di Fiverr. Mi ha convinto davvero un sacco questa casa, che è semplice, cioè di base è una struttura molto molto semplice, però le decorazioni la rendono molto carina. Quindi approvatissimo, 5 euro, decisamente ben spesi. E ora andiamo nella build da 15 euro. Dopo aver visto quella da 5, quella da 15, diciamo che non ci spero troppo. Perché il builder da 15 euro è lo stesso builder che contatto ogni tanto per le build da 5. Quello che mi fa la build
che dico sempre non è bella, però è garantito che la consegni. Questa volta ho provato a fargli un ordine più alto per vedere che cosa cambia e per avere una consegna certa. Ok, eccoci qui. Analizziamo un attimo la questione perché mi sento un po' stannato. Siamo tra le montagne innevate della 1.18. Tra l'altro, oh madonna, che seed ha scelto. Ma è bellissimo. Che figata. Penso di essere più conquistato dal seed che dalla casa. Guardate che belle montagne. Allora, se vi interessa il seed, meno 174, 200, vabbè, Y89... Il seed è questo, prendetevelo che tanto io poi non lo userò. Ma torniamo alla build, perché noi dobbiamo vedere la build, non il seed. Ottima scelta comunque del seed, che è un dettaglio da non trascurare. Dove cazzo è finita la build? Aspetta. Eccola qui. Allora, la nostra casa natalizia è una sorta di baita molto grande e poco dettagliata. Devo dire che secondo me pagare di più questo builder semplicemente permette di fare una build più grossa, ma non più bella. Ad esempio, il muretto di confine è un po' triste, mi sa di cimitero. Se metteva delle fence con, insomma, poco sforzo, veniva qualcosa di già migliore, un po' più caldo. La casa è molto semplice, niente di troppo bello. Il camino è abbastanza strano, sembra un camino industriale di qualche azienda. Ma andiamo a vedere dentro, perché per ora non avverto lo spirito natalizio. Ma intravedo già un albero di Natale! Eccolo qui! Sì, ma il resto? Ma, cioè, nel senso... Allora, l'albero di Natale. Molto carino, le luci fatte in maniera intelligente. Avesse utilizzato anche lui l'item frame invisibili, usciva molto meglio. Poteva farlo, non l'ha fatto, però va bene. Un albero carino, con i regali sotto, abbastanza fantasiosi, ci sta. E qui abbiamo anche un caminetto, che è quello che poi vediamo uscire fuori, o almeno penso. No, che fastidio, guardate. C'è il camino che esce da qui, e l'interno mi sa che è spostato. Vediamo. Ah no, 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 niente, è allineato, nulla. Mi correggo. Qui abbiamo poi la sala da pranzo, e è molto grande la casa, ma non è riempita per niente. C'è una camera da letto, poi qui un corridoio molto vuoto, e un sottoscala alla Harry Potter. Mentre da questa parte abbiamo un bagno, che di solito però non li mette sti locali questo builder, quindi ha fatto effettivamente uno sforzo in più che apprezzo. E qui c'è una sorta di magazzino da cui si sale per andare nel sottotetto, che è solo qui. Ok. Mentre il resto della grandezza della casa non viene sfruttata, perché appunto non c'è niente. Sì, si può salire da qui per andare in un'altra camera che è vuota e che porta in una cameretta da letto con vista sulla cascata di lava laggiù. Infine, andando da questa parte, c'è la cucina. Ok, che è già un passo in più rispetto al solito, però davvero molto semplice. Devo dire che, ragazzi, conoscendo questo builder, fa sempre il lavoro, non è mai stato bravissimo, però non ha senso fare una build così grossa per non riempirla. Cioè, non mi è piaciuta praticamente per niente. Dopo aver visto il builder da 5 euro poi, che ha fatto una roba bellissima, pagare tre volte questa casa solo per avere una casa più grande e vuota, direi che non ha per niente senso. È stato uno scam? No, non è stato uno scam. Possiamo dirci soddisfatti da questo punto di vista. Dal punto di vista del risultato, no. Però dal punto di vista dello scam non siamo stati scammati. Quantomeno ha fatto quello che gli ho richiesto. Oddio, non ha messo i bastoni di zucchero, non ha messo le luci, non ha fatto quello che gli ho richiesto. Però vabbè, dai, si apprezza lo stesso. Build da 0 euro. Eren Villaggio. Ok, andiamo a vedere. L'ho presentato urlando così tanto che sarà scoppiato il microfono e, come vedete, sta caricando una resource pack. Perché il builder mi ha detto due cose. Uno, se poteva utilizzare una resource pack. Ed è molto figo perché l'ha inserita nel salvataggio, così non la devi installare tu, ma quando apri il mondo si attiva in autonomia. E due, mi ha detto che non è per niente soddisfatto del risultato. Quindi, o è uno scammino, oppure ci trolla pesantemente. Probabilmente ci trolla. Optifine Vanilla, Ender Chest, Ali, Polvere di Ren. Ah, Optifine Vanilla perché zooma, giustamente. E qui abbiamo anche i crediti. SPDR, il Grinch, il Villager e Santa Claus. SPDR è il builder che mi ha consegnato la build. Credo che abbia avuto dei collaboratori. Vediamo se poi ci sono i crediti effettivi. Credo che siano qui. Ho notato che i villager di questo villaggio natalizio sono molto strani. Potresti indagare per mio conto. Nel frattempo ho un drago da sconfiggere qui vicino per salvare la mia amata.
Ci sono 12 libri in questo mondo, questo compreso, che raccontano un po' di alcuni avvenimenti. Uno vicino a ogni edificio, dentro dei regali azzurri. Ok, in caso non riuscissi a trovare uno di questi, c'è una copia di ognuno nell'Ender Chest. L'edificio in cui si è esponato, con tutto il villaggio attorno, è lo scam del video. Ah, bene. E qui ci sono i crediti, Mottax e Just Rambo, che anche salutiamo e ringraziamo. Quindi, casetta natalizia, con queste decorazioni fatte con la resource pack, e se usciamo... scammato! Ma così proprio. Buonasera, villager, buonasera. Villaggio natalizio, villaggio scam inutile. È un normale villaggio di Minecraft, perfetto. Ma io sto guardando lì perché c'è un fottuto drago, per citare la mia canzone Enderman vs Blaze, anzi Blaze vs Enderman. Villager 2 di 2. È quasi Natale, dobbiamo portare i nostri averi al nostro imperatore. Lui in cambio ci darà dei biscotti. Va bene. Allora, l'utilizzare una texture è stata una bella furbata, ma vediamo bene questo drago. Ragazzi, questo drago è magnifico. Mamma mia, è gigantesco. Non c'entra niente con il Natale, è una flexata e basta, ma è davvero fighissimo. E qui c'è SPDR che si è lanciato all'attacco del drago. Mamma mia, bellissimo davvero. E se vi piace quello che state vedendo, che ancora non abbiamo visto il villaggio, ricordate che questa mappa sarà in download nel corso della prossima live, che sarà lunedì 27. Questo perché oggi esce il video, però poi per 3 giorni io stacco perché ci sono le feste, e quindi ci vediamo lunedì con la prossima live. La potete scaricare se sarete o siete sabbati al canale con il comando punto esclamativo mappa, solo nella live di lunedì sera. Bene, a questo punto dobbiamo seguire, credo, questo percorso che ci porta in una montagna custom. Tra l'altro anche qui bioma bellissimo e gli alberi sono molto strani. Credo sia sempre parte della resource pack. Ci sono un sacco di personaggini. Guardate che figo. E anche la grotta custom è bellissima. Ha uno stile molto bello. Ce la vedrei bene in Minecraft, una grotta così. Cioè, intendo nel gioco di base, spawnata normalmente. Ma sono praticamente Olaf i pupazzi, che fighi. Ma aspetta, peraltro è una peonia in realtà. Ma che storia, è una peonia che si è piazzata e diventa un pupazzo. Ma dai. E qui arriviamo davvero al villaggio. Eccoci ragazzi. Ma è gigantesco sto villaggio. Ok, capisco che effettivamente era uno scammino, perché qua a montagni custom c'è un albero enorme e il villaggio è davvero figo. Altro che essere soddisfatti della build. Direi che ha fatto un ottimo lavoro. Non so neanche da dove cominciare per guardare tutto. Qui in alto c'è un enorme regalo di Natale con uno dei builder che ha aiutato, Just Rambo. Eccolo qui. Il villaggio è fatto di numerose case, molto molto carine. Ci vedrei bene una città così nel server dei sub, se non fosse puramente natalizia, purtroppo. E questo edificio, diverso dagli altri, che cos'è esattamente? Ah, è l'ufficio di Babbo Natale, mi sa. Tiriamo questa leva, che era palese, ci portava da Babbo Natale. Salve, Babbo Natale chiuso nell'armadio. Che ci fa qui dentro? Che stava facendo? Allora, ragazzi, io cercherò di guardare quante più cose possibile. Bellissima questa cosa del maiale col naso rosso, peraltro. Però sappiate che vi perderò sicuramente qualcosa, quindi se scaricate la mappa, poi cercate voi i segreti, se volete. C'è un altro sub qui, Mottax, buonasera, buonasera. Quindi questa è tipo la sua casetta, ci sono anche le ceste natalizie, va bene. Andiamo a vedere un po' le altre verso questa piazza. E devo dire che qui ci sono sia le luci che i bastoni di zucchero che l'albero. Quindi la richiesta direi che è stata anche soddisfatta perfettamente. Altra casetta e qui c'è un segreto. Andiamo a vedere. Intanto devo svuotarmi l'inventario, sennò è un casino. Babbo, sono appena arrivato in questo posto. È ottimo per i miei esperimenti. Finalmente potrò provare questi biscotti. Dovrebbero dare dipendenza e saranno ai miei piedi pur di averne altri. Mi sa che è andato ad Amsterdam e gli hanno dato dei biscotti fatti con un'erba particolare, se no non si spiega. Entriamo nella casetta. Mi piace che ci siano tutti questi armor stand che fanno cose, lo rendono più vivo. Guardate anche il biscotto a terra, bellissimo. Tutto molto, molto bello. Molto natalizio, molto caloroso. GG. Vediamo, da questa parte c'è una casa un po' diversa. E sembra quasi un cappello gigante. Ed è simile a queste altre. Quindi ha dei dettagli diversi
Ah no, ci sono anche nei lati di queste. Sono praticamente le nevicate sui tetti. Entriamo nella casa. Che bello. Ci sono tutti praticamente gli elfi che stanno portando in giro i regali. C'è l'albero di Natale, il caminetto. Poi questa casa è molto alta, quindi, come possiamo vedere, si sviluppa in verticale. Ci dovrebbe essere altro spazio, ma penso sia non occupato. Altra casetta a campione. Proviamo questa qui che ha due tetti. Sono curioso di vedere com'è dentro. Eccoci qui, qui c'è un bel tavolone natalizio, cucina, una zona svago con la classica build-up del biliardo, che se non sapete come si fa, questa build-up si fa così. Si mettono i cartelli dei due colori, si copre poi tutto, qua ci sono dei tappeti per fare volume, si copre tutto con i tappeti, li mettiamo sopra, così, circondate tutto di trapdoor. I cartelli escono dal tappeto e sembrano delle aste sul tavolo da biliardo, molto semplicemente. E infine c'è una sorta di soffitta che poi porta a uno studio, ok? È una cameretta, diciamo. Usciamo di nuovo, questa è una delle build dei sub più grandi che abbia mai visto, credo. Qui c'è l'enorme albero di Natale che è completamente decorato, con luci, festoni, queste qui fatte con la risorse, perché che cosa sono poi? Iron Bars? Ma va che storia, non lo sapevo. C'è anche qualche personaggio sopra. Sono tipo i Grinch che stanno rubando il Natale, credo. Vediamo un po'. Questa è una Shulker Box a forma di pacco regalo, ma che figo. Vabbè ragazzi, ma qua potevo freebootare e mettere nel mio Blaze Pack, a saperlo. Il Grinch ha ucciso mio fratello. Non posso lasciarlo impunito, ma lui è troppo forte per me. Devo strappare del mio DNA e creare dei miei cuccioli. Quindi c'è una lotta in corso tra Babbo Natale e il Grinch, che si vogliono proprio ammazzare. E vabbè, ma che cattiveria. L'albero è ovviamente decoratissimo. Qui troviamo i bastoni di zucchero, come vi dicevo. Vediamo quest'ultima casa. Ci sono riuscito. Ho creato dei mini me. Li ho chiamati Krampus. Uno di loro ha mangiato uno dei biscotti di Babbo Natale e sembra star male. E fra, se non sei abituato a certe sostanze è meglio evitare comunque. Il piccolo non stava male, ma si stava dividendo in due. Si è moltiplicato? Ruberò tutti i suoi regali, così darò i biscotti ai miei cuccioli e finalmente potrò creare la mia armata e battere Babbo Natale. Mentre Babbo Natale dice: i miei golem sono più forti di loro, ma loro sono troppi, non ho abbastanza cavie. Eren ha confermato che darà i miei biscotti come regalo di Natale sui sub, ma è ignaro dei loro poteri, così avrò altre cavie. Quindi Babbo Natale è corrotto e cattivo. E il Grinch anche. Vabbè, nel senso, sarà un disastro questo Natale. Però ragazzi, noi siamo qui a valutare la build e devo dire che è una build di altissimo livello. Molto bella, molto grande. E sono sicuro che anche chi scaricherà il mondo se la godrà un sacco. Ringrazio i build, ovviamente, come sempre, anche questa volta è la build più bella tra le tre. Anche di gran distacco, anche se il primo build è stato bravo. Questa qui, ragazzi, è una roba assurda, davvero. C'era pure la lore, quindi si apprezza il doppio. E ragazzi, per questo video è tutto. Vi auguro ancora buone feste. Ci vediamo lunedì, quando saranno finite le feste. Insomma, il 27. E fino ad allora, divertitevi e statevi bene e non scammatevi con i regali. Ciao!